Bene ragazzi, adesso vediamo come accedere alla piattaforma Moodle dal sito scolastico. In basso a destra troviamo un link. Noi sono loggato e faccio vedere come si accede. Cliccando sulla barra del menu in alto a sinistra si visualizza correttamente la piattaforma, poi nell'altro posto c'è il link alla finestra di accesso di login. Si inseriscono le credenziali. A questo punto il sistema ci presenta la schermata dei corsi. Scegliamo il corso Conosciamo la rete. Bene. Questa è la schermata di base. Il menu si trova sulla barra a sinistra. È diviso in argomenti. I titoli degli argomenti sono simbolizzati da questa cartellina e quindi per accedere quando lo spazio diventa un po' affollato basta cliccare su uno di questi, di queste voci. Per esempio, programmare il futuro. Conoscere il web. Conosciamo la rete. Vi mostro rapidamente come si accede alla dashboard personale. Cliccando sul vostro nome che troverete in alto a sinistra, si apre il menu Dashboard. Bene, in questo menu voi avete diversi elementi, i corsi a cui partecipate, la linea del tempo con tutte le attività diciamo previste. Questa è chiaramente la mia visualizzazione di docente amministratore. Poi avete questa cartella intitolata file personali. Cliccando su gestione file personali si apre la cartella e avete ecco uno spazio dove poter depositare un repository dei vostri file personali. Come si caricano? Si clicca su Aggiungi, si sceglie File Upload, scegli File e si cerca poi il file sulla propria cartella. Eccolo qua, per esempio, presenza 30 aprile. Apri, carica il file. Bene, il file è stato caricato nella cartella, ora alla fine si salva la modifica e questo file è a nostra disposizione in rete, nel repository, in qualsiasi momento volessimo utilizzarlo. Torniamo alla home. Allora, il corso Conosciamo la rete. Cosa possiamo fare in questo corso? Voi troverete in questa schermata le attività e le risorse che metteremo a disposizione per il corso. Ci sono delle etichette, anzi, questi sono dei simboli. Questo simbolo individua un contenuto, diciamo, di studio articolato in capitoli, un cosiddetto modulo libro. Qua troviamo invece dei questionari. Questo invece è un glossario, quello che avete iniziato, qualcuno ha iniziato a riempire, l'ultimo che è stato anche il primo incontro che abbiamo avuto. Abbiamo poi un'area forum che si trova un po' spostata indietro, adesso la risistemeremo per bene. L'area forum, l'area comunicazione di solito si trova in alto. Un'area compiti dove troverete i compiti assegnati. E poi qua voi visualizzate alcune delle aree che sto predisponendo. Repository delle domande. Ok. Allora, per uscire alla fine della sessione, esci.